Si è conclusa da circa un'ora la prima conferenza stampa della vigilia di Mister Thiago Motta, dopo la conferenza di presentazione dello scorso mercoledì. Nell'articolo troverete tutti i link, se non l'aveste ancora ascoltata o letta potrete farlo tramite Buon Calcio a tutti. Nella conferenza di questo pomeriggio sono stati tanti i temi affrontati. Sull'avversaria, ovviamente, il tecnico ha spiegato che è un'avversaria temibile, come tutte le squadre del campionato, verrà a Genova. O su qualunque altro campo per vincere, questo ovviamente dovrà farlo anche il Genoa. Dal punto di vista del cosa si aspetta dalla sua squadra, invece il nuovo tecnico rossoblù si aspetta soprattutto che Genoa faccia squadra, sia una squadra e lo dimostri anche in campo. Si aspetta molto ovviamente dai tifosi, ha chiesto positività all'ambiente, consapevole che domani ci sarà o tornerà. Sempre che sia mai sopita contestazione per i primi 10 minuti di partita. Riguardo allo stato fisico della squadra, invece, a precisa domanda, Thiago Motta ha risposto che la squadra che ha trovato è stata una squadra fisicamente in ottimo stato ed era stata una tematica sollevata nelle ultime settimane, anche dopo alcune sconfitte di campionato. Quindi questa è stata una risposta molto chiara. Sul fronte delle assenze invece ha confermato quello che si è letto anche stamattina relativamente a Paiaz e a quelli che erano già gli infortunati, quindi Storaro, Crescito e Favilli. E si è parlato anche di Gumus che si è allenato in questi primi 3-4 giorni del nuovo corso Thiago Motta. Gli è stato chiesto se sarà stato convocato, la risposta chiara non è stata data, ma la sensazione è che il turco tornerà tra i convocati del Genoa. Dal punto di vista del modulo, le domande ci sono state, però se sarà difesa 3 o 4 non è facile dirlo, se cambierà modulo non si sa. Quello che si sa è che Corini ha sottolineato questo aspetto, cioè che il fatto di non sapere Thiago Motta come andrà a giocarsela domani è una difficoltà in più in una trasferta che già per il Brescia non è ritenuta per nulla facile, soprattutto perché si va a giocare in uno stadio difficile per tutte le squadre. E quindi che sia 4-3-1-2, possa essere 4-2-3-1, 4-3-3, quello lo dirà lo speaker del Ferraris, e ad ogni modo i concetti che Thiago Motta vorrà portare in campo, qualunque sia il modulo, sono appunto quelli di una squadra che non molli dal primo all'ultimo minuto e faccia squadra fino al triplice fischio, lottando contro qualunque avversario. Quindi questa è la sintesi della conferenza stampa odierna, siamo in attesa dei convocati e per il momento possiamo solo augurare buon calcio a tutti, anche in vista della partita di domani al Ferrari.